Grazie Andrea, buon pomeriggio da Pescara. Siamo a San Silvestro, per meglio dire a Colle Renazzo, il cuore dell'incendio di ieri che ha fatto vivere ore drammatiche alla città di Pescara. E siamo con il sindaco del capoluogo adriatico Carlo Masci, che ieri si è precipitato appena scoppiato questo incendio qui a San Silvestro. Buongiorno sindaco, grazie. Buongiorno a voi. Grazie sindaco, davvero ore drammatiche quelle di ieri, ore e ore di lavoro per i vigili del fuoco, sono state evacuate delle abitazioni, ci sono stati anche dei leggeri intossicati, ma diciamo sono state ore davvero difficili quelle vissute ieri pomeriggio. Sì, ore difficilissime perché noi aspettavamo la pioggia ieri, invece è arrivato il fuoco che ha coinvolto una zona di un pregio ambientale incredibile, la zona di Colle Renazzo, la collina di San Silvestro che è stata colpita in maniera drammatica, abbiamo vissuto veramente momenti difficili, io sono stato 4 ore sul posto per cercare di organizzare anche l'evacuazione, garantire i rifugi per la notte alle persone che dovevano dormire fuori casa, abbiamo vissuto momenti difficili, devo dire che i vigili del fuoco sono stati encomiabili, ma non soltanto loro, perché la polizia municipale in forza è stata sul posto, così come i carabinieri, così come la polizia di Stato, c'era una presenza forte dello Stato, delle istituzioni, hanno comunque tranquillizzato i cittadini, anche loro sono stati assolutamente pronti al momento difficile, meno male che non ci sono state vittime, che non ci sono state situazioni di danneggiamenti di abitazioni. Sì, purtroppo il patrimonio ambientale è andato distrutto, ci auguriamo di recuperarlo in breve tempo, ma sarà difficile, ma noi faremo tutto quello che è necessario per recuperare questo patrimonio che è un patrimonio della città e non soltanto di Pescara. Sindaco, diversi ettari andati a fuoco, proprio come diceva lei, il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, ha permesso che queste fiamme potessero essere in qualche modo circoscritte. Tra l'altro ricordiamo che ieri a Pescara in quel momento c'erano 38 gradi e un vento di scirocco molto forte. Sì, è il vento che poi ha fatto danni perché i lapilli sono arrivati dappertutto nella zona, quindi si sono innescati focolai diversi e i vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a spegnerli. C'era soltanto un elicottero dei carabinieri, credo che girava sulla zona per lo spegnimento. Noi abbiamo chiesto l'intervento dei Canadair da subito, anche di un altro elicottero. Io sono stato in contatto diretto con il prefetto dalle 5 del pomeriggio fino alle 9 e mezza di sera. Purtroppo questo mezzo poi da Roma non è arrivato, anche se abbiamo fatto numerose richieste, segnalazioni, sollecitazioni. Se ce ne fosse stato uno in più, sicuramente l'incendio sarebbe stato domato prima, però questa è stata la situazione. I vigili del fuoco si sono moltiplicati nello sforzo per evitare conseguenze peggiori, il comandante è stato attivo in ogni situazione, abbiamo fatto diversi briefing con lui per cercare di contenere i danni, per evacuare le persone, abbiamo avuto soltanto 5 persone che poi si sono rivolte a noi per dormire la notte fuori casa, perché tutti gli altri cittadini sono voluti rientrare a casa, c'è un legame forte con le abitazioni anche per verificare qual era la situazione. Tutto sommato da questo punto di vista i danni sono stati contenuti. Sindaco, tra l'altro è giusto sottolineare anche il gran lavoro dei volontari, soprattutto degli uomini della Protezione Civile che sono qui alle nostre spalle, che stanno continuando a lavorare unitamente agli uomini dei Vigili del Fuoco proprio per monitorare la zona e come diceva anche il collega Andrea Costantini da studio, la pioggia che seppur in maniera intermittente sta cadendo su Pescara dalla scorsa notte sta dando una mano. Sì, io non finirò mai di ringraziare l'organizzazione della Protezione Civile, sia quella comunale che quella regionale. Sono intervenuti in massa come presenze di personale che ovviamente hanno controllato tutta la zona, hanno lavorato in sinergia con le forze dell'ordine, con tutti coloro che erano interessati alla protezione di questo territorio. Così come è intervenuto il Presidente della Regione Marsilio, che è stato qui
con noi per circa un'ora, proprio per verificare di persona quello che stava succedendo e per intervenire con la Protezione Civile regionale. Sindaco, probabilmente ancora presto, ma ovviamente bisognerà indagare e capire le cause di questo incendio. Non è ovviamente compito dell'amministrazione comunale, del sindaco, ma della magistratura. Potrebbe esserci il rischio che ci sia stata la mano dell'uomo dietro questo incendio. Da questo punto di vista non ho sentito ancora nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, nel senso che nessuno si è sbilanciato. Certo è che se ci fosse stata la mano dell'uomo, bisognerebbe veramente punire queste persone pesantemente, perché vanno a distruggere un patrimonio ambientale che c'è da 100 anni, fanno danni veramente inimmaginabili, quindi le punizioni devono essere esemplari rispetto a questo tipo di danni e questo tipo di atteggiamenti delinquenziali. Per chiudere, Sindaco, avevate aperto ieri pomeriggio il COC presso Palazzo di Città, COC che resterà aperto considerando anche l'allerta meteo che c'è nella nostra regione e anche nella provincia di Pescara. Sì, noi ieri abbiamo aperto il COC immediatamente dopo l'evento del fuoco, dell'incendio, e lo teniamo ancora aperto perché c'è questo allarme per il tempo che durerà fino a questa sera. Non appena la situazione sarà rientrata, chiuderemo il COC per la tranquillità dei cittadini. Bene, grazie al sindaco di Pescara Carlo Mascin, diretta qui da San Silvestro. È tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio.